Non solo fumetti, ma anche statuette, i robot, quindi sono da preferire al massimo con i Chogokin che abbiamo qui. Qui abbiamo il Grandi Zero Goldrick e abbiamo anche Maurizio. Ciao. Ciao Maurizio, senti, visto che tu sei ferrato in materia, parlaci un po' dei robottoni. Allora, i robottoni in Italia sono ovviamente classificati con un'immagine quella che è ovviamente quella legata a Goldrick, di cui qua abbiamo una riproduzione realizzata da Bandai nella versione S, quella Plus, in cui praticamente oltre al classico Goldrick con il disco ci sono le tre astronavi che compaiono nella serie. E sicuramente nell'immaginario collettivo Goldrick ha un'importanza magari maggiore dagli altri, perché è stato forse il primo che è arrivato, anche se cronologicamente non è il primo, perché prima di lui ci stavano Mazinga Z e Grande Mazinga nella trilogia di Gonagai, che è l'autore anche di altri robot famosi quali G Robot, Jetta Robot. Ma sicuramente Goldrick nell'immaginario collettivo ha una, diciamo, una valenza maggiore. E questa è una delle riproduzioni sicuramente più riuscite della Bandai, in quanto ha il Goldrick con la possibilità di entrare nel disco, la possibilità di poterlo posare nelle sue classiche figure, che sono quelle della barda spaziale, il doppio mare perforante, e ovviamente l'aggancio con le tre astronavi pilotate da Koji, che in realtà in Italia era chiamato Alcor, ma in realtà è lo stesso pilota di Mazinga Z, Koji Kabuto, da Maria Frid, la sorella di Actarus, e da Venusia, quindi la trivella, il delfino, il Goldrick 2, che in Italia veniva chiamato così. Ovviamente questo è un prodotto pregevole, anche un po' economico e caro, però adesso è arrivato in una versione un pochino più economica rispetto alla prima riuscita, perché è una ristampa ed è anche più accessibile per i collezionisti rispetto ai circa 300 euro di prima. Adesso sta insomma qualcosina in meno. Ovviamente oltre al Goldrick abbiamo anche altri prodotti che puoi vedere là sopra, tra cui tipo il Martin Kaiser, quella è una ristampa della Max Factor che richiama questo nuovo Mazinga, nuovo appunto Martin Kaiser, che si posiziona ipoteticamente alla fine delle serie del grande Mazinga di Goldrick, ma in realtà poi è una serie un po' slegata, richiama soltanto i personaggi principali delle serie, ma in realtà va un po' oltre. E dopo il Mazinga c'è anche lo Shin Mazinga, che si trova là, esatto, anche se quella è la versione con God Scrander, c'è praticamente questo mantello che si chiude e diventa un pugno. Di questa nuova serie Shin, appunto in giapponese vuol dire nuovo, e i giapponesi hanno pensato di rifare delle nuove serie, tra cui anche lo Shin Giga, che si trova laggiù, non so se si riesce a vedere, è un po' lontano, si trova laggiù, eccolo là, esatto. Perché questo? Perché si è pensato di portare alla conoscenza delle nuove generazioni tutti quelli che erano dei personaggi che negli anni 80 e anni 90 hanno avuto un grosso successo sia in Giappone che nel resto del mondo. Nel caso di Jig la situazione è un attimino più diversa, in quanto i diritti in realtà dei modellini erano in mano alla Takara, e infatti esiste un vecchio modellino che ricorda quello di Micronauti, che arrivavano da noi in Italia negli anni 80, il Baron Kaza, e Gonagai quindi non poteva sfruttare i diritti di questo modellino, di questo personaggio, in quanto era stato commissionato proprio per vendere, per un fatto di marketing. Quindi in realtà la sorta non nasce come Goldrick da un'intuizione o da un'ispirazione, ma in realtà da una richiesta espressamente commerciale. E quindi creando questo nuovo robot, Gonagai detiene i diritti di questo appunto Shin Jig, e hanno poi realizzato una serie nuova, quindi una cessione di diritti che è in mano a Gonagai e non più alla Takara, che detiene i diritti della serie storica, e anche ovviamente realizzare un nuovo modellino, che è appunto questo Shin Jig che ha realizzato la Bandai. Quindi tutti questi prodotti Shin, in realtà, che sono quelli più moderni, sono pensati anche ad una, per un target un attimino più moderno rispetto a quello che può essere un ultra trentenne come me, insomma, appassionato di animazione dell'epoca. Quindi i robottoni tirano ancora oggi? Tirano, vendono, perché si vede 253, 169, insomma i prezzi sono quelli, insomma sono alti, sicuramente hanno il loro fascino, e poi oggettivamente sono belli, sono realizzati molto bene.
Ok, ti ringrazio Maurizio. Grazie a te.